incazzare io. Mi posso incazzare io, porca mignotta. Buonasera a tutti. Buonasera Ciao ragazzi. a tutti. Questo è il canale Forza Lazio, il sito www.canaleforzalazio.com. Ringraziamo subito le nostre amiche aziende, Ristorante La Palazzina e la GF Credit. Ma sono proprio incazzato, ragazzi, incazzato nero. Permettetemi per una volta di essere un po' crudo nelle parole perché non è possibile. Era tutto fatto, ragazzi, tutto fatto. Henry era un giocatore della Salernitana, mancavano le visite mediche che avrebbe fatto lunedì mattina, già prenotate per le 9 del mattino. Bonazzoli era praticamente un giocatore della Lazio. Era un giocatore della Lazio, era tutto fatto. Maledizione, stramaledizione. Il Verona vince 2-0. Partita finita. Io voglio sapere chi è allenatore del Verona. Voglio sapere chi è l'allenatore del Verona. Dimmi chi è. Voglio sapere chi è sto fenomeno dell'allenatore del Verona. Mo c'ho un vuoto mentale, non mi ricordo. Chi è l'allenatore del Verona? Zaffaroni. A Zaffaro! Ma te potevi fare una secchiata di cazzi tuoi, Zaffaro? Ma che cazzarola lo fa entrare a fare, Henry? Che lo fai entrare a fare, Henry, all'83esimo? Perché fare? E il giro di campo per salutare i tifosi del Verona che non sanno neanche chi cazzo è, Henry? Che è un anno che sta lì? Ma porca mignotta, il giro di campo lo poteva fare a fine partita, no? Mannaggia la miseria, oh. Dimmi te se mi dovevo rovinare il sabato così, oh. Se me lo dovevo rovinare così, stavo bene, tranquillo, rilassato, finché i miei collaboratori, i miei amici collaboratori, subito mi arriva il messaggino, poi mi chiama Giacomino, ho fatto pure la rima, con che mi dà sta notizia di cacca. Zaffaroni, ti dovevi fare i cacchi tuoi, che cazzarola l'hai fatto entrare a fare, Ri? Per quale motivo lo hai fatto entrare? Ecco, mi scrive adesso Marco, giustamente allucinante, è tutto allucinante. La solita sfiga che prende la Lazio indirettamente, la giornata nera anche quando non giochi. Non ho parole, ragazzi, sono avvelenato, sono avvelenato, guarda. Si è rotto tutto, si è rotto tutto. Tutto, non ho visto l'infortunio, ma da Verona mi hanno subito chiamato per dimmelo. La stessa fonte che mi diceva De Casale quando nessuno parlava De Casale alla Lazio mi ha chiamato Manuel, addio, addio, si è rotto tutto, tutto si è rotto, crociato, lasciamo perdere, guarda, per giocare gli ultimi 7 minuti con la maglia del Verona. Allora, non voglio commenti di chi dice, oh, capirai, abbiamo perso Bonazzoli, non è che abbiamo perso Van Basten, non mi rompete le scatole, ragazzi, eh. Non mi fate sti ragionamenti perché ve lo giuro, mi mandate fuori di testa, ve lo dico, eh. Bonazzoli era il giocatore giusto per la Lazio. Era il giocatore giusto in questo momento storico della Lazio, nel mercato invernale della Lazio, era perfetto per sostituire Immobile. Guarda, de volte, guarda, pure il destino pare che ce l'ha con noi, oh. Pure il destino pare che ce l'ha con noi. Guarda, ve lo giuro ragazzi, sto avvelenato, avvelenato. Scusate per le parolacce, ma ve lo giuro, c'ho il veleno agli occhi per sta cosa. Stavamo così bene, se siamo andati a fare passeggiatina al mare, io, Fabrizietto, il cane, tranquilli, arrivo un attimo, ritorno un attimo a casa, scendo dalla macchina, tac, mi arriva la notizia. Quindi salta Henry alla Salernitana. Le cui visite mediche, ve lo ribadisco ancora, sapevo pure questo, prenotate per lunedì mattina alle 9. Alle 9. C'è il rischio che stasera Bonazzoli, dopo Salernitana-Napoli, che non dovrebbe neanche giocare da titolare, partiva per Roma. Cioè, vi rendete conto la storia? Bonazzoli mo non si muove da Salerno, non ci credo che Iervolino lo sgancia. Non ci credo. Era tutto fatto. L'unica soluzione è che la Salernitana trova uno al posto di Henry, perché Verona ce l'avrà il sostituto. Mo' bisogna vedere se la Salernitana trova uno al posto di Henry e Bonazzoli viene, se no No, su, guarda, è tutto pazzesco, guarda, c'ho il veleno, la vedo ragazzi. impossibile, Ma io me tanto. posso incazzare pure per la Lazio, per...
Ma perché me devo stare sempre così a 2000 per la Lazio? Perché? Perché, ragazzi? Perché? Una sfiga disumana, Sì, una cioè, proprio sfiga totale, è guarda. incredibile, oh. È incredibile. Una sfiga totale, Bonazzare poi alla fine. guarda. Bonazzoli, io lo dicevo da 2 anni e lo ribadisco ancora Te oggi. lo dici da un botto. Bonazzoli è il giocatore giusto per la Lazio. L'ho sempre detto e lo credo anche oggi. Non sta a giocare No, titolare ma Bonazzare. Bonazzoli, raga, Bonazzoli non è titolare nella Salernitana. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa. Non è titolare nella Salernitana. Però è un'alternativa agli attaccanti titolari. So Dia e coso e il pistolero. E Cioè, per Piontek. te è meglio di altri Bonazzoli. Sì, beh, Dia è un bel giocatore. Ma non mi interessa. A me serviva Ho Bonazzoli. capito, tu abbia Bonazzoli per Sì. metterlo titolare. Per metterlo titolare, La no, riserva no, della non hai visto i Salernitana. miei video, no, no, fermate. Bonazzoli deve fare parte di un processo di graduale sostituzione di Ciro Immobile nei titolari. Adesso serve un Bonazzoli che sostituisce Immobile per gli infortuni che ha e che avrà, ve lo anticipo un'altra volta, perché ormai Immobile ha preso standazzo e scordatevi Immobile che gioca 30 partite a campionato, non lo farà mai più. Semplicemente perché è un essere umano e anche lui purtroppo ha l'età che comincia a sentirsi con i consueti e gli infortuni. Guarda, non vengono le parole quanto sono nervoso, ragazzi. Sto avvelenato, guarda, non ci posso credere. Non ci posso credere la sfiga clamorosa che ci abbiamo. Mamma mia, guarda, non c'ho parole, guarda. Bonazzoli nemmeno a bocce, Ma chi è che dice Bonazzoli e meno a bocce? Mi dici chi è? legionario. Legionario, perché devi dire queste cose? Perché devi dire queste cose? Bonazzoli e manca a bocce, perché? Ma che dire? Allora, ragazzi, questi argomenti, e ve lo dice uno vecchietto, purtroppo, li sentivo anche. Sentite, aprite le orecchie! Peciro È Immobile! vero, è vero. Peciro Immobile, quando è venuto a Roma, sentivo sti È commenti! verissimo, sì. Bisogna avere occhio lungo! Ah, che dice Manno, mi farebbe piacere invitare a fare. Non ho capito? Ci vuole invitare al loro Ah, sì, me canale. l'aveva già detto, ha ragione. Senza problemi, ragazzi, possiamo farlo senza problemi. È vero, ma aveva già scritto. Vabbè, ragazzi, vi dico la verità, ho bisogno di distrarmi. Devo andare al negozio a distrarmi perché ho il veleno. C'ho il veleno. Sono avvelenato, ragazzi. Si è fatto male il ri. Per fargli far giro di campo, per fargli far giro di campo. All'83esimo Il poi. giro di campo è Enrico, e pare che so 20 anni che gioca a Verona. È un anno che sta a Verona. I tifosi non sanno nemmeno com'è la forma della fascia del Ri. Mannaggia Zaffaroni, Zaffaroni, come cavolo te chiami? Zafferoni. Zaffaroni, come cacchio te chiami? Vabbè, ragazzi, un Ciao raga. abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao ciao. Ciao.